Termit, associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico, festeggia i suoi 30 anni di attività affrontando i temi del risparmio energetico e del comfort acustico, in occasione del suo terzo congresso nazionale, svoltosi il 13 novembre 2014 presso lo Star Hotel Business Palace di Milano. Di positivo è che la certificazione ha spinto verso l'alto l'efficienza delle nuove costruzioni. Ecco, molti edifici anche in Regione Lombardia sono classificati in classe A+, in classe A. La parte negativa riguarda le certificazioni sugli edifici esistenti che vengono rese obbligatorie dalla legge, che vengono purtroppo fatte come se fosse l'espletamento di un atto formale. Gli elementi di criticità maggiori riguardano il costo, che è decisamente basso e che quindi non giustifica un lavoro qualificato. Quindi ho evidenziato anche un po' questi aspetti. L'altro elemento di forte criticità è la mancanza di controlli, che necessariamente, inevitabilmente, fa decadere la qualità dei certificati energetici.